E quindi buonasera, riprendiamo il collegamento dallo Sbordone League Avion Soccer Stadium come al solito quest'oggi ad affrontarsi per la Silver League. C'è il Wimbledon contro i Mastacchioni, da una parte il cuore, dall'altra la simpatia. C'è il sì da porta per il Wimbledon, una formazione confermata che è quella la solita. Con i bloccati a difesa c'è Posca, la Iena, a sinistra Tramma, centrocampo c'è Salberg con Marcafiero, in avanti schierato a sorpresa Dani Di Maio, fare un po' la DA insomma. Per quanto riguarda invece Mastacchio, anzi abbiamo dimenticato, in panchina c'è lui, Buddha, come al solito Buddha parte dalla panchina, ha detto che oggi ne fa 4. Per quanto riguarda i Mastacchioni c'è Fassina a porta dopo la vittoria del Mignottingham contro la DT, partita è finita con un punteggio abbastanza rotondo di 7-1. Fassina particolarmente in forma queste ultime uscite. Quindi ritornando alle tue formazioni, c'è Petagna sulla destra, Piccirillo il muro difensivo, a sinistra invece c'è Ferrara, centrocampo Mosella con Fordham, avanti c'è Luca Ladogana. Per quanto riguarda la panchina dei Mastacchioni c'è Scolaro e Buglione a disposizione, è tornato Capitan Fattori che era assente nella prima vittoria di stagione dei Mastacchioni. Per quanto riguarda invece il punteggio di questa partita, siamo ancora sullo 0-0, partita che è cominciata da qualche minuto, abbiamo cominciato a riprendere circa un minuto dopo. Intanto Salberg prova a manovrare la squadra della C Wimbledon, sarà difficile il compito soprattutto al centrocampo perché quei tre davanti si muovono a meraviglia. Ferrara non bene la rimessa, palla a Tramma che di tacco mette in fallo laterale. Ora Fordham con le mani cercare Mosella, Tramma contiene alla grande il Sid, ora di controbalzo d'esterno, palla brutta perché c'è Piccirillo, ora Petagna 1-2 con la Dogana, ancora Petagna prova dalla lunghissima distanza, palla in cielo, quindi con i piedi El Cid, la Iena, controllo, poi spara lontano ma soprattutto spara alto, palla che termina sulla rete di contenimento, quindi laterale, ora Poschito direttamente in fallo laterale, c'è ancora ci sono ancora i Mastacchioni in avanti, ancora Poschito, attenzione a Di Maio al pressing di Petagna, palla dietro Mosella, El Cid si stende, poi Petagna recupera su Bergaldi, Salberg, c'è un fallaccio di Piccirillo che forse conquista un cartellino, chiede scusa a Salberg che era andato via in velocità come sempre. A colloquio Di Maio con Sasa Bergaldi, ecco qui abbiamo cambiato, si vede il dispositivo di ripresa, infatti guardiamo quanto è bello Di Maio con questa definizione. Dani, ci fai un salutino? Ciao. C'è sia Bergaldi da lontano, speriamo sia uno schema perché altrimenti dovrà andare al tiro Di Maio, appunto lo schema Bergaldi, Fassina non l'abbiamo vista qui dall'inquadratura perché c'era la muraglia dei Mastacchioni lì, ma grande parata di Fassina dentro la palla, Mosella mette fuori di testa, Bergaldi arma il sinistro, poi Tramma, controllo difettosissimo, palla sul fondo, abbiamo detto che qui c'è Buglione, Fattori e Scolaro, Petagna ora, palla Fordham, la Iena recupera, ora Cafiero forse con un calcione, c'è il laterale per i Mastacchioni, Posca si aiuta un po' con le mani, Mosella si fa i lacci invece, Cuccaro il lancio è lungo, forse un tiro, palla che termina sul fondo. Siamo venuti a assistere questo incontro di Silver League, anche i ragazzi del Mignottingham, autori della partita perfetta, 7-1, 8-1 se non sbaglio. Mamma mia che partita, ma soprattutto che prestazione dei ragazzi di Dani D'Alessio, qui c'è Ice Plug, abbiamo taggato nelle storie col suo balletto.
Ora parte Petagna, palla al piede, palla a Mosella. Ancora Mosella, palla di ritorno a Petagna che si era fermato. Quindi nella terra in cui comanda El Cid, che la gira per Tramma, Fordham, con un po' di anticipo sulla Iena. Possesso ancora per il Wimbledon. Tramma ci mette un po' di tempo, rischia il cambio. C'è cambio però, attenzione a lui. Entra il Golden Boy, il Buddha. Esce. Chi esce? Esce ancora nessuno. Intanto escono Mosella e Ferrara. E la dogana per Scolaro, Buglione e Fattori. Palladino, palla a Buddha. Difende col corpo. Piccirillo alla grande, sicuramente uno dei candidati a miglior difensore per questa Silver League. L'unica pecca è appunto il punteggio della squadra, perché ricordiamo che i Mastacchioni hanno totalizzato soltanto una sola vittoria in questo campionato, purtroppo, perché è la mia squadra preferita. Soprattutto giocano un calcio fantastico, sono un po' la mia creazione i Mastacchioni. Ricordiamo che hanno giocato la semifinale dello Sbordone Cup uscendo contro i Los Gordos Hermanos, che attualmente militano in Gold League. Ora Petagna va via, ancora lui, arriva sul fondo, palla al centro, c'è Buglione, palla arretrata, alimenta ancora Buglione, la Iena recupera, ancora Palladino, palla da una parte e lui dall'altra, Piccirillo, ancora lui, palla che arriva a Fattori, Poscaringhia, e ora c'è Di Maio, che d'esterno apre bene per Buddha. Attenzione a lui, Buglione recupera, Salberg calcia, ma su Fattori, laterale per Wimbledon, che ora aumenta il ritmo, e c'è il Cid lì che ride. Ci scusiamo con Iazzetta per la figura di merda della partita precedente. Stavamo facendo complimenti a una signorina a bordo campo. Lo stesso Cuccaro faceva i complimenti, era la fidanzata di Iazzetta. Ora Fassina, palla a terra, ancora in gioco. Il lancio è lungo, a cercare Fattori. Attenzione alla percussione del capitano dei Mastacchioni, non presente alla prima vittoria della sua squadra. E ora c'è Di Maio, stop non bene. Lancio peggio ancora. Palla che perde sul fondo. Ci sono qui i protagonisti dei Mastacchioni della vittoria precedente. C'è la dogana che ha fermato in conferenza stampa che era Fattori, il problema che porta peste. Ora rialziamo qui il nostro dispositivo elettronico. Ora parte Fordham, palla al piede, 2 contro 3. Fordham col sinistro direttamente sul fondo. Ora Cuccaro, palla che arriva a Palladino, la Iena. Come messo qua dietro? Cazzo, mi ha azzeccato. Che mi ha azzeccato? Buglione, vince un controllo, anzi no, un contrasto. Palla che era già uscita. Buglione, retropassaggio rischioso lì a Fassina, che si allarga, poi spara direttamente in fallo laterale. Tocca nessuno. Ora c'è Dani Di Maio con le mani per Salberg. Attenzione al suo controllo. Fa fuori Petagna, fa fuori anche Piccirillo, fa fuori anche se stesso, che la palla termina direttamente sul fondo con la battuta con i piedi per Fassina, che ha visto il movimento di Fordham servito. C'è Petagna largo, palla che arriva al numero 11, Petagna, i numeri Di Maio, Petagna ancora, palla al centro, Cuccaro mette palla a terra, serve subito Bergaldi, si propone alla grande Palladino, ma c'è un ottimo recupero di Simone Fordham. Ora c'è Buddha che prende posizione in aria, c'è Dani Di Maio con le mani, andrà proprio Buddha che prova a scodellare. Buglione ora recupera la posizione e conquista una rimessa laterale. Andrà Scolaro, Cafiero, palla Buddha, Scolaro lo contrasta e mette fuori. Petagna, il lancio è lungo per Fattori, attenzione a Mike Fattori che di sinistro conclude a porta. Deve essere anche un buon passaggio per Simone Fordham. Ora Cuccaro, il lancio è lungo, Piccirillo domina. Ancora 0-0, ricordiamolo, per i nostri spettatori. C'è quindi
Buddha che di testa prova a spizzare. Palla che termina sul fondo con Fassina che recupera il pallone e si appresta a battere questo rinvio. Il lancio è lungo a cercare Fattori, Posca! E Cuccaro evita il calcio d'angolo, anzi no. È un po' ubriaco Cuccaro quest'oggi. Abbiamo visto bere amaro del capo fuori dal campo. Ciclo di antibiotici è il terzo, dice Petagna, non fa scorrere, c'era solo Buglione. Ora Fordham, palla al centro, attenzione a Fattori, Cuccaro, sombrero e va via. Poi Buglione, ancora Buddha, recupera. Buddha in mezzo a due, Petagna. Ora Bergaldi, accelera lui, palla a March sul destro, Piccirillo. E poi gioca lungo linea, sbagliando però la misura del passaggio, quindi rimessa laterale per la C Wimbledon che continua a pressare senza alcun risultato. C'è fallo lì di Buddha, fischia l'arbitro, aveva dato un po' di vantaggio non concretizzato. C'è Posca che si lamenta e dice parolacce all'arbitro. Ora Fassina, ancora lui, gestisce sempre possesso palla e lancia lui, dotato di ottimo piede. Ora Fattori, controllo, poi Petagna di fisico palladino. Riparte Bergaldi, allunga la pancata, Bergaldi incrocia, palla di poco al lato, è il secondo squillo di Salberg, ancora non ha trovato lo specchio e la porta. Esce Simone Fordham con Petagna, dovrà uscire anche un terzo che è Scolaro. Rientrano quindi la Dogana, Mosella e Ferrara, quindi ritornano i tre a difesa. C'è Mosella quindi che andrà a dare una mano sulla destra. Ricordiamo le qualità di questo giocatore, sia offensive che difensive, ma soprattutto dal punto di vista di sacrificio, sicuramente uno dei talenti più importanti che abbiamo visto in questa Silver League. E intanto c'è calcio d'angolo, andrà Luca Ladogana, si propone Mosella, ignorato, palla proprio a Mosella, Bergaldi sale in cielo. Salberg, Buglione non bene, attenzione a palladino, buona la palla per Buddha di tacco dentro per Marcio, ancora Buddha, si gira, prova Ferrara, Buglione, sombrero alla Iena, ancora Buglione, parte la palla al piede, Buglione ancora, la Iena recupera, Salberg, ora c'è Mosella, fischia fallo il signore di gara che oggi è Antonio Schioppa su Cuccaro, attenzione, prova subito, diciamo che c'era il fallo sulla Iena che non lamenta mai, forse proprio per questo noi non ce ne accorgiamo dalla postazione media. Ora c'è Fassina, ancora la Iena, ancora in fallo di fondo, no, tra le braccia di Fassina. Ora Ferrara, ancora per Fassina, che allarga per Mosella. Attenzione al pressing di Salberg, palla centrale velenosa. Ferrara non bene, con una mano March, c'è fallo di mano, che si arrabbia March. Purtroppo non è palla a volo. Ora Di Maio rientra e gioca. C'è anche ancora un altro fallo di mano di Ladogana. Ora il lancio è lungo, Piccirillo ancora in anticipo, Buglione, March difende, la Iena ancora, ancora Buddha, difende Buddha, ma lì c'è Fassina, attentissimo, palla che comunque sfiorava i 3 km orari, difficilmente potevamo riuscire a immaginare un epilogo diverso di questo tiro. March Cafiero intanto gioca a wrestling, palla di Ladogana, andrà lui, calcia direttamente in porta la Dogana, Cuccaro col petto e poi rinvia direttamente in fallo laterale. La Dogana, palla velenosa, ancora orizzontale perché c'è Bergaldi, ancora Bergaldi incrocia Fassina, la Dogana deve ripartire. Ora la squadra di Mastacchioni, Ferrara, il lancio è lungo per Mike Fattori, c'è Ricky Tramma, le difende bene e scarica per Palladino che andrà con le mani a cercare Buddha, lungo linea, Buddha prova a girarsi, ancora Piccirillo, ancora Buddha, Fassina, miracolo. March Cafiero, andrà lui ad uscire, palla rimorchio per Buddha che contrasta la Dogana, ora Fattori, ora Di Maio,
fase confusa. Di Maio ancora, palla toccata da Mike Fattori, andrà Di Maio, anticipo 3 su Buddha che prova lo stesso a calciare. Ora la Iena, palla che arriva a Marsh, ruba palla Fassina che fa ripartire Buglione. Attenzione al ritorno di Palladino, ora c'è la dogana, ancora Palladino, palla da una parte, lui dall'altra di tacco, prova Buddha, ancora Palladino che recupera palla, si trascina da solo, il pallone è fuori. Ora Ferrara con la mano, Palladino commette fallo, punizione da centrocampo per i Mastacchioni, c'è ancora lo specialista Luca Ladogana sul pallone. Tende il fischio dell'arbitro per la battuta di questo calcio di punizione. La dogana, raso terra, Fattori, non era Buglione. Ora Scavetto, poi Piccirillo, attenzione, c'è Buglione, Palladino, prova Gabriele Buglione in acrobazia, rimpallato da Palladino. Ora attenzione a Mosella con le mani, palla ancora a Buglione, attenzione a Marsh che allontana, forse volendo servire quell'uomo lì, Buddha. E ora c'è Piccirillo che lascia palla a Mosella, giustamente, brava quindi a riconquistare la sua zona di campo preferita. Ora Fattori, tramma con l'aiuto di Di Maio, allontana, Buglione tiene in campo questo pallone e scarica dietro per Ferrara che perde il contrasto con Marsh che deve ancora registrare i piedi perché la palla è dritto per dritto, quindi sul fondo, e andrà Fassina ancora ad impostare, morbido, non semplice per Mosella che deve regalare palla ai compagni. Ora Di Maio torna indietro, perde il contrasto, regala palla, la dogana, ora perde palla però la squadra dei Mastacchioni e ancora avanti il Wimbledon. Non abbiamo ripreso l'autogol di Buglione, meno male, pasticcio difensivo dei Mastacchioni. C'è la rimessa laterale di Marc Cafiero, Buglione svirgola alla grande e batte Fassina dall'altro angolino, sorprende tutti, sorprende anche se stesso. In ogni caso 1-0 Wimbledon. Ma che brutto gol, ma soprattutto che brutto vantaggio. Fattori a giro, Cuccaro un po' impreciso quest'oggi Mike Fattori, che sicuramente lo sbordone cap ci ha regalato più magie, candidandosi addirittura per capocannoniere. Poi Cuccaro si oppone, Palladino con la mano porta la palla avanti, diciamo si oppone Piccirillo a Buddha. C'è il cambio, ora entrano Scolaro, Fordham e Petagna, escono Mike Fattori, Ferrara e chi esce? Dovrebbe uscire un altro, esce Buglione, esce Buglione, intanto esce Salberg per dare la possibilità di giocare a Ricky Tramma, forse, anzi no, era Posca, la Posca aveva. Ora mani piedi di Cuccaro, Petagna stoppa alla grande, poi scarica. Il problema è che c'è Palladino che arma il destro. Mamma mia, giro, palla che scende improvvisamente. Fassina probabilmente non ci sarebbe arrivato. Intanto Mosella al numero 10. Palladino ancora su questa palla. Ancora Palladino. Palla dentro. Palladino, che combinazione quei due. Ora Mosella. Palla a Petagna. Difende palla. Marcafiero. Palla che arriva a Buddha. Ora Mosella, Petagna, dentro per la dogana, troppo lungo il pallone, Fordham lo recupera, tiene botta con Palladino che conquista calcio d'angolo. Andrà quindi Marcafiero a rientrare questa volta, sul primo palo c'è Buddha, Marcafiero direttamente in porta, ci ha provato Goran, Fassina, un po' di campo Mosella, ignorato, poi servito. Mosella, lungo linea per Petagna, attenzione può puntare il dribbling, è rispuntato il sole all'Avion, è rispuntato anche Posca, l'indifesa che mette il fallo laterale, c'è ancora Mosella con le mani, tante rimesse, gioco abbastanza spezzettato, vittima di un'imprecisione abissale questo gioco di quest'oggi, giocano male tutte e due le squadre, trovando poco la conclusione verso la porta, e ora Mosella recupera ancora Piccirillo, scarica per Petagna,
Poi Di Maio alla grande recupera. Ancora Petagna, stoppa. Poi calcia. Era un tiro cross. Finisce il primo tempo 1-0 a C Wimbledon, autogol di Gabriele Buglione. Partitaccia fino ad ora. Siamo qui con il Poschita al termine del primo tempo, partita Mastacchioni contro la C Wimbledon, ricordiamo, punteggio di 1-0, assegnato Gabriele Buglione, nato gol. Poschito, vi confermate ancora difesa solidissima, il primo tempo ancora clean sheet per Carlo Jerome Cuccaro, probabilmente il merito è anche tuo. Sì, perché in difesa giochiamo bene, è sempre stato così, però in attacco abbiamo problemi a difendere palle e finalizzare. È una partitaccia fino ad ora, sì. Avete concretizzato pochissimo perché tiri a porta probabilmente non abbiamo avuti, forse no. Soltanto uno. Ma comunque a centrocampo manca un po' di fisicità e un po' di attenzione anche. Noi non ce la facciamo. Quindi fiato? Fiato. Quindi salutiamo il Poschita e auguriamo un bocca al lupo per il secondo tempo. Sarei per riprendere il secondo tempo con l'autore del gol, anzi no, l'autore dell'autogol, c'è Gabri Buglione qui. Una parola a caldo. Bel gol, Bel gol, ottimo gol. C'è Mike Fattori che diciamo, l'aveva detto lui settimana scorsa, Marca Pest, il capitano qui. Quando c'è lui perdiamo e segno dall'altra parte. Posso dire una cosa, mettete l'autogol di Buglione in top. È in top, l'autogol di Buglione, mettiamo top autogol. Sta per riprendere il gioco qui 1-0 per la C Wimbledon. Partitaccia fino ad ora, ha detto e l'ha ammesso anche il Poschito. Tramma sente le nostre parole e annuisce giustamente. Sono tutti molto... molto onesti, tranne quell'uomo lì che dice che il suo gioco è il miglior gioco della Silver. Siamo la Juve. È l'Inter d'inizio campionato, questo a C Wimbledon, che vince di un gol, massimo due, quindi di misura. Sta per riprendere il gioco, c'è Simone Fordham sul pallone. Attenzione al suo destro, a giro! Cuccaro. Una calamita. Palla ora a Tramma. Ancora Cuccaro. Dall'altra parte per Di Maio. Di faccia Petagna mette in fallo laterale. Palla ancora buona, anzi no. Termina quindi in fallo laterale. Attenzione a Fordham che di testa regala palla a Cafiero. Scolaro recupera. Ancora Scolaro contro Tramma. Va via Tramma, va via Scolaro, non a Fordham. Intanto qui c'è Salbergo rocolato, che quest'oggi si è visto ben poco. Ora Buddha in aria, confusione, Fassina, mamma mia. Ora palla tra le mani del portierino del Mignottingham, che mani i piedi, va verso la dogana. Ancora Luca, palla a Fordham, spara di sinistro. Ricordiamo che questo giocatore gioca e tira bene con entrambi i piedi. Ora Palladino, c'è proprio Fordham su di lui, lungo linea, è buona la palla, suggerimento ottimo della Iena per Buddha. Ancora Buddha, ancora Piccillo direttamente in angolo. C'è Marcafiero, cross a rientrare, ne porta tre il Wimbledon sul primo palo. Petagna mette fuori, Piccillo di testa, può ripartire la dogana. Posca alleggerisce direttamente lì nella terra di Buglione. Ora Buglione, palla per la dogana, mette a terra senza fallo, fischia l'arbitro. Un abbaglio forse qui Don Antonio. Non c'era fallo perché Tramma era diretto sul pallone. Esce Luca la dogana. Esce anche Scolaro. Esce la Iena qui. Il motorino del la C Wimbledon. Esce anche Mosella, che è contento anche se la sua squadra sta perdendo. Non si capisce il perché. C'è Gabri Buglione sul pallone. C'è anche Mike Fattori a colloquio. I due. Vediamo il tipo di soluzione che cercherà la C Wimbledon. Ricordiamo che a porta non c'è uno scemo, anzi sì, c'è uno scemo, ma è Cuccaro che tra i pali è abbastanza bravo. Quindi vediamo se troveranno la conclusione i ragazzi dei Mastacchioni. E un tiro cross direzione Fattori. C'è ancora Posca che mette palla in fallo laterale. Ora si litigano i difensori della C Wimbledon. Ora Petagna, cross al centro, palla che finisce, guarda, no, in fallo laterale. Attenzione al Sid che prova a innescare Buddha. Ancora impreciso il capitano della C Wimbledon, che ha messo
di voler conquistare i tre punti per laurearsi già campione della Silver. Ora c'è Petagna. Quanti? Ah, non è vero, c'è lo scontro diretto. Ho detto una minchiata. Buglione! Bicicletta lì per arrivare sotto al set. Palla che termina altissima. Ancora 1-0. Partita non bella. Ora Di Maio. Palla che arriva a Marcafiero. Dice la Iena qui che è troppo fisica la partita. Anche se non c'è tanto bisogno, perché dal punto di vista fisico i mastacchioni non sono granché. Dovreste giocare un po' più sulla... Sì, sicuramente. Dovreste giocare un po' più sulla tattica. Attenzione qui a Mike Fattori che allunga la falcata. C'è l'ottima copertura di El Poschito. Ora tramma con le mani verso Buddha. Non arriva alla sponda. Palleggia Buglione e va via. Poi Marsh. Poi ancora Buddha su tutto il fronte d'attacco. Petagna recupera ancora Buddha. Palla in calcio d'angolo, anzi no, c'è Fassina che evita il peggio. Non evita però la rimessa laterale. Andrà Marcafiero, ora Ricky Tramma, ora Di Maio che si accontenta ancora una volta di questa rimessa laterale. Ancora Di Maio, Piccirillo spinto, poi Petagna, c'è fallo di Di Maio, anzi no. Attenzione a Salberg, attaccano i tre, Sid che è costretto ad andare in fallo laterale. A breve ci sarà Atletico contro l'FB. Partitona. Fordham ci ha provato, Simone Fordham, questa volta con il destro. Il mio pupillo ha provato a ferire El Cid. Diciamo dopo LFV contro Atletico La Carogna, Deportivo La Carogna, scusate. Ora Buddha può allargare, a Tramma lo fa, calcia Tramma! Avrebbe calciato meglio uno zoppo. Ora c'è Fassina che gioca a Ferrara, che ha un po' di campo e sale. Ferrara dentro, Posca ancora, non trova l'aggancio Buddha, ancora laterale per i mastacchioni. Fassina, Piccirillo, deve aumentare un po' il ritmo. Lo stesso Piccirillo che scarica Ferrara, non c'è tanto movimento. Ancora Piccirillo, allarga di là per Petagna. Petagna per Fordham, sale ora la squadra di mastacchioni. Petagna, Cuccaro! Deve impegnarsi al Sid per evitare il gol che avrebbe portato all'1-1. Ma che combinazione. Ora Petagna arma al destro ancora una volta. Palla che termina altissima sulla traversa. Cuccaro chiede la sponda di Buddha. Ancora Buddha, difende palla, poi in sforbiciata spara fuori. Ora Ferrara, palla per Piccirillo, ancora Ferrara, palla per Fordham. Ora attenzione a Salberg, zona tiro, Ferrara lo copre bene, Fordham recupera, attenzione a Simone Fordham, il dribbling su Tramma, in mezzo a due prova Fordham e poi Tramma va via e poi abbatte Ferrara. Ora Tramma con le mani andrà a cercare probabilmente Buddha, il lancio è lungo, attenzione a Marsh, bravo. Ci ha provato, no look, Marcafiero, quindi palla a Fassina, ora Ferrara, ora Piccirillo, ancora Ferrara, Marcafiero in copertura, che chiede il recupero di Salberg. Ora Cafiero, palla a Fattori, Cuccaro anticipa la conclusione del Sid, cioè di Fattori. E ora mani i piedi dentro per nessuno. Fassina evita il calcio d'angolo con Ferrara. Ancora dentro, palla per Fordham, attenzione a Fordham che apre il destro.
Petagna alza troppo la mira, è il terzo tiro negli ultimi 3 minuti, il lancio di Cuccaro a cercare il Sid, Piccirillo col piedone, palla dietro, c'è Buglione in copertura, ancora Buglione, stanchissimo, forse giusto il cambio, è lo stesso Buglione, ora c'è Righe Dramma per Salberg che sale in cielo, ma c'è Piccirillo che mette in fallo laterale, partitaccia, ora c'è Salberg, Piccirillo, Fordham, lancio lungo, ancora 1-0, ancora rimessa laterale per i ragazzi della AC Wimbledon, ora Petagna va via, Salberg può andare via, Petagna ancora e Cafiero qui conquista una ammonizione, fallaccio di Marc Cafiero, entrano i tre, Mosella, Padogana, Scolaro, esce Ferrara, Fordham e Gabriele Buglione, resta in campo intanto Petagna, ricordiamo cugino di Andrea, ora il lancio è buono, Cuccaro anticipa, vuole mettere palla a terra, gira però per Tramma, ancora Cuccaro, ancora per la Dogana, attenzione a Petagna, buono il tacco di della Iena per Budda che stoppa di petto, difende la palla da Piccirillo, ancora Budda, ancora Budda, ottimo il recupero di Piccirillo con l'aiuto della Dogana, c'è Petagna, si allarga Mosella, ancora Mosella, rientra, può allargare a Scolaro, lancio è buono per Fattori che calcia, palla che arriva ancora, Cuccaro non la può prendere con le mani, Piccirillo di testa, ora Tramma con la destra, non c'è nessuno che mette ordine, prova a fermare palla il Budda, ora c'è Tramma che mette palla a terra, alza la testa e gioca per Marsh che chiede l'L1 triangolo a Budda, ora c'è Piccirillo che lancia a lungo per nessuno, ancora nella terra del Sid, Cuccaro viene verso di noi ma soprattutto verso la Iena che gioca per Budda, ora Palladino, ora Bergaldi, ora Scolaro che allarga bene per Tramma, il problema è che è il suo avversario, ora Mosella, Petagna mette palla giù, può andare direttamente al tiro, poi Marc Cafiero mette in fallo laterale, poi la Dogana, attenzione a Fattori, c'è Piccirillo, può armare il destro, non ha tanta corsa, quindi perde l'attimo, però recupera Fattori che incrocia, è il Poschito in laterale, sale ancora la la squadra dei Mastacchioni con Petagna che andrà a cercare Mosella che prova di testa, innescato Bergaldi, palla da una parte e lui dall'altra, Piccirillo, Fassina, male, palla che arriva a Budda, anzi no, Tramma con le mani, cercare Budda di testa, impreciso ancora una volta, attenzione a Scolaro, prova il dribbling, innesca Fattori, ancora Piccirillo, ancora una volta precisissimo nel chiudere l'offensiva della AC Wimbledon, Palladino chiede aiuto a qualcuno, si rifugia da Budda, ora la Dogana, il lancio, ora c'è mamma mia che tiro di Bergaldi con condizione precaria, ricordiamo che quest'oggi Fassina ha sostituito De Angioletti, fino ad ora ha sostituito alla grande compiendo ben 3 parate decisive, c'è Marc Cafiero, c'è Cuccaro sulla linea di calcio d'angolo, cioè la linea del calcio d'inizio di centrocampo, ora Mosella pasticcia col pallone, rientra e prova a servire qualcuno, scodellata lì, Tramma di tacco male, attenzione a Mosella ancora, Mosella ancora combatte, palla che arriva a Bergaldi alla fine, Scolaro dentro la palla per Fattori, attenzione a Mike Fattori, tacco per Scolaro, Scolaro prova ad andare via la Iena, gioco di sola di Scolaro che sembra Fozzi Gulam, ancora Scolaro, tre ne porta i Mastacchioni, ora Tramma, il lancio è lungo a cercare Budda, ancora copertura di Piccirillo che andrà con le mani,
lungo probabilmente a cercare il movimento di la dogana. Movimento invece di Fattori, piedone alzatissimo di Posca, è tutto regolare per l'arbitro. Ora Petagna combatte con Bergaldi, ora tramma, recupera palla Petagna, poi la dogana, palla al centro, fallo di mano di Posca, assurdo qui, chiama poi la VAR, i ragazzi dei Mastacchioni, ma l'arbitro qui ha bisogno di una visita dall'oculista, le diottrie, qui fottono l'arbitro. Attenzione qui alla dogana, c'è al centro Mosilla, ignorato ancora la dogana, poi Marsca Fiero che si arrabbia con tutti, un po' represso quest'oggi Marcio. La dogana per Petagna, ancora la dogana, può mettere palla al centro, calcio d'angolo, stanno facendo il bello e il cattivo tempo. C'è ora ancora la dogana, che palla per Fattori, palla che tocca ancora laterale, ancora Mastacchioni, ancora Scolaro che sbaglia, rimedia lì Mosella, poi ripartono quei tre, ma c'è ancora Piccirillo e poi ancora Tramma, c'è fallo di fondo, copertura ottima di Ricky Tramma e poi il Sid sbaglia lì a toccare direttamente per Buddha, perché la tocca prima Bergaldi, ora Piccirillo, andrà lui, palla per Scolaro, direttamente a me il pallone, non gioco io, cambio, intanto c'è Mike Fattori che esce cedendo il posto a Buglione e la dogana esce per cedere il posto a Mosilla. Scolaro invece lo fa per Simone Fordham. Ricky Tramma, palla per Palladino che prova a girarsi, scodella dentro per Buddha che si gira, ancora Palladino, ruba palla, poi Petagna allarga e Di Maio si accontenta di questa rimessa giocando per la Iena. Attenzione a Buddha che si coordina, mamma mia, ci ha provato alzando la gamba praticamente sopra la testa di Piccirillo, non c'è nessun contatto fortunatamente. Ora Buglione guadagna d'esperienza, e gioca ora, palla che arriva a Petagna che tiene in campo e Cuccaro lì deve appoggiarla in calcio d'angolo, mamma mia, ma Petagna ha un'accelerazione, una coordinazione da fare invidia veramente parecchie persone qui nel, soprattutto nel nostro torneo, soprattutto il Silver, perché fa la differenza. C'è proprio Bergaldi lì, c'è Fassina e mette palla a terra, emula El Cid. Ora Petagna ancora, recupera palla, prova un dribbling sulla linea, c'è fallo, anzi no, c'è laterale per la C Wimbledon. Ora Buddha si gira, c'è Piccirillo ancora, ora Tramma, ora Fordham, Poschito dentro per Palladino, Fassina. Ora Buglione va via, anzi no, perché c'è Tramma, ancora Buglione allunga la falcata e poi il velo di Poschito, non so quanto volontario, fa sì che la palla arrivi direttamente a Jerome che sbaglia l'appoggio per Cesar Bergaldi. Ora Buglione con le mani a cercare Fattori che fa la sponda per Di Maio, che non è il suo compagno, che a sua volta alleggerisce in fallo laterale. Partita ancora bruttissima. Ora Mosilla, Petagna perde il contrasto con Palladino, guadagna però rimessa. Ora Fattori, palla che balla praticamente tra il fallo laterale e no, e poi c'è Di Maio che fa il cretino, allontana il pallone rischiando l'ammunizione. Ora c'è Petagna, si avvicina a Fordham, c'è palla al centro per Mosella, Bergaldi la mette ancora e fa laterale, ancora i Mastacchioni, ancora avanti con Fordham che si coordina forse con la mano, mamma mia che tiro di Fordham, poi Mosella, palla che non tocca, Piccirillo, ancora Mosella, poi prova ad andare lì, c'è un po' di confusione, c'è fallo di Salberg su Petagna, ma mamma mia che conclusione di Simone Fordham,
Fotografia a Carlo Cuccaro, palla che finisce sulla traversa, sulla linea, termina anche qui la corsa di Petagna, ma c'è tanto rammarico per i mastacchioni sfortunati in questa situazione di azione manovrata. Ora attenzione a Petagna che prova ad andare via, c'è fallo di Buddha, quindi punizione ancora per i mastacchioni che stanno salendo e anche molto con il ritmo. Simone Fordham, palla buona, non la tocca nessuno, lì sarebbe bastata una piccola deviazione per mettere in difficoltà il Sid. Ancora a soffrire la C Wimbledon che ora lancia a lungo per Buddha, ancora Piccirillo su di lui, ancora Buddha impreciso, ma Piccirillo oggi non fa mangiare nessuno, come si suol dire. E ora Fassina, il lancio è lungo per Fattori nella terra del Sid. Sid con le mani dentro per Paladino che di stinco prova ad appoggiare. Mancano circa 2 minuti, attenzione a Petagna. Mosella! Cuccaro la ritrova lì. Ora Cuccaro, il lancio per nessuno. Fondo, Fassina ora con i piedi. Siamo agli sgoccioli di questo match che ha riservato sorprese soltanto alla fine. Ora Mosella si accontenta di questo calcio d'angolo. Attenzione ai mastacchioni che ne portano 4 in area di rigore. Palla dentro, sbagliato il movimento di Fattori o il passaggio di Fordham. Ora Petagna dentro per Simo Fordham. Ancora lui difende bene e guadagna ancora, rimessa laterale, ancora pressing dei mastacchioni. Sta per chiamare il recupero il signore, anzi no, ora Petagna per Fattori, ancora Petagna, dribbling di Posca, poi guadagna, non è rimessa, non è calcio d'angolo, bensì punizione a 2, può andare direttamente in porta dopo il tocco o creare una situazione pericolosa. Intanto qui a seguire il Depor tifano i mastacchioni, giustamente devono rubare il titolo. Esce Mike Fattori, entra Buglione, anzi è la dogana. Ora Petagna sul pallone, concentrazione del fenomeno dei mastacchioni. Il fenomeno. 4 minuti di recupero, non si erano mai visti all'Avion. Attenzione qui, c'è Mosella sul primo, c'è Fordham al limite, Buglione, basta e forte. Petagna, laterale, ancora i mastacchioni, Petagna, palla al centro, c'è Mosella, ancora Buddha, attenzione alla ripartenza della C Wimbledon. Ora Fordham commette fallo di Maio, poi Petagna mette palla, mette piede sul pallone, Palladino. Ora c'è Petagna, ancora lui, ancora un calcio punizione. Quindi siamo dietro il campione dei mastacchioni. Parte Petagna, giro Cuccaro con le manone. E ora Palladino, cicca il controllo. Recupera però, attenzione ora a Piccirillo che alla grande recupera su Buddha. La dogana dentro per Fassina, mette palla a terra, si è allargato Buglione. Palla ancora per Buglione, Buglione. Ancora lui Buglione, Cuccaro la toglie dalla traversa. E ancora calcio d'angolo, ancora per i mastacchioni. Provano a guadagnare tempo i giocatori della C Wimbledon. Ancora 2 minuti, ancora Buglione, ne porta 4 i mastacchioni. C'è Scolaro che vorrebbe tirare ma è fuori. Tanto casino qui. Ora Fordham, il lancio è lungo, a cercare Petagna che sbaglia lì. Ora Buglione recupera, palla ancora buona, sombrero di dramma, Buglione, non c'è niente. Ora Bergaldi, Fassina, attenzione a dramma, sbilanciata qui la formazione dei mastacchioni. Attenzione a Fassina, è una delle ultime offensive. Fassina, il lancio è lungo, a cercare Fordham, Cuccaro non bene, poi il lancio è su Di Maio che lancia a lungo, ancora Fassina, ancora palla a terra, Fassina allunga la falcata, prova un dribbling, Fassina ha battuto, anzi no,
Fassina, la porta sguarnita. Attenzione a Tramma, che ha un po' di campo. Scarica Bergaldi. Va via Bergaldi. Bergaldi, palla sul destro. Si accontenta del calcio d'angolo. Petagna alla grande. Direttamente su Bergaldi. Recupero fantastico di Petagna. Ma avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più i mastacchioni. Tramma il lancio per Buddha. C'è fallo. Allontana palla Di Maio. Potrebbe avere un cartellino giallo Di Maio. Ancora i mastacchioni. Ancora con Fassina. Ma c'è Buddha che è un cretino. Il lancio di Fassina a cercare qualcuno lì. Buglione dentro! Fordham! Fordham! 1-1! Simone Fordham! Fantastico! Fantastico! 1-1 all'Avion! Simone Fordham mette fine a questa partita. Hanno meritato tantissimo i mastacchioni. C'è ancora un minuto di recupero. Non perdere la calma. Esulta il Depor. Ci salta andare avanti. Sì. Si perdono qui tutte le, tutti i ranghi. Rompete i ranghi. È pronto il Depor. Quindi pareggio dei mastacchioni. Ma guardate lì le facce dell'AC Wimbledon. Cuccaro offende tutti. C'è Simone Fordham, è lui l'eroe di questa partita. Andrà alla Iena. Si ripete ancora perché Buddha è già dall'altra parte. Chiede il non recupero Mosella. Palladino. Palla a Bergaldi. Ancora Bergaldi. Lancio in lungo. Mancano 30 secondi. Recupera la palla. Poi Petagna allontana. Attenzione lì a Fassina. Fassina può lanciare. Il lancio è lungo direttamente da Cuccaro. Laterale, l'ultima offensiva ce l'ha il Wimbledon. Attenzione al contropiede. Deve vincere necessariamente il Wimbledon per restare attaccata al sogno Silver League. Ora Palladino, palla toccata. Laterale. E l'ultima offensiva invece ce l'ha, ce l'hanno i mastacchioni. E ora Petagna deve accelerare perché mancano 30 secondi e deve sfruttare l'ultima azione disponibile. Petagna con le mani. Chiede il recupero Fassina delle posizioni. Petagna andrà a lungolinea, probabilmente per la dogana. Di Maio. La partita è finita! 1-1! Simone Fordham ad impedire la corsa a singolo dell'AC Wimbledon. Finisce AC Wimbledon contro mastacchioni 1-1. Partita infiammata negli ultimi 10 minuti. Siamo qui al termine della partita AC Wimbledon contro mastacchioni. Sono loro, la mia creatura, i mastacchioni, dallo sbordone cup vanno a rubare e vanno a impedire i tre punti al SID Carlo Cuccaro. Gol allo scadere del qui presente Simone Fordham. Ragazzi, allora una prestazione tranquillamente rivedibile. Siete stati sfortunati perché avete colpito, anzi tu hai colpito una traversa. Avete appunto subito gol da Buglione, il nostro compagno di squadra. L'importante è che comunque avete trovato il gol del pareggio. Diciamo siete ancora in corsa perché comunque avete trovato da poco le quadrature di questo campo, soprattutto di questo gioco. Se mi dite due parole a caldo, soprattutto sulla prestazione tua e tu sulla prestazione dei tuoi ragazzi, perché comunque avete giocato il secondo tempo secondo me degnamente. Il primo tempo avete avuto parecchie difficoltà nel mettere in difficoltà i ragazzi del SID. Benissimo, questi sono i mastacchioni, Marco. Ora, siamo i mastacchioni. Una prestazione tranquillamente rivedibile, abbiamo detto, per il primo tempo. Il secondo tempo da incorniciare, perché dobbiamo ricordare che dal punto di vista difensivo ancora una volta subite gol per, non per demeriti vostri ma per sfortuna. La fase difensiva funziona alla grande, forse l'attacco è la cosa da rivedere.
incredibile. Il Cirillo incredibile, ha chiuso Buddha più di una volta. Non, tanto è vero che Buddha non ha segnato, non si è girato manco una volta. Ragazzi, siamo praticamente agli sgoccioli di questa fase a gironi. Possiamo capire quali sono le intenzioni di questi mastacchioni al momento? Andiamo in Europa League, vediamo che facciamo. Quindi fare bene in Europa League, ma soprattutto continuare a macinare calcio. Un saluto dallo Sbordone League e dai mastacchioni. Alla mastacchioni, vai giù! Sempre alla mastacchioni.